friends, il vostro Super Corris. Eccoci qua, ragazzi, finalmente è uscito un trailer di WRC 24. Sappiamo che quest'anno il gioco non esce, quindi sarà un gioco, sarà un DLC soprattutto, di aggiornamento, più o meno. Ed è quello che noi chiediamo a gran voce su tutti gli altri giochi. Io penso che EA dovrebbe fare questo, sposare questa filosofia su tutti i suoi giochi di sport, perché effettivamente, ragazzi, Formula 1 è vecchio, stravecchio, ogni anno costa 100 euro, un gioco che assolutamente non li vale. Idem FC. Sono serie che dovrebbero uscire tramite DLC. 30-40 euro, ti compri il DLC e effettivamente aggiorni il gioco. Dato che ogni anno il gioco è riproposto nello stesso modo, i giochi sono tutti uguali, cambiano due cose proprio in croce e ti fanno passare il titolo come diverso. Non è assolutamente così e lo sappiamo. Perché lo fanno con WRC? Perché WRC, ragazzi, è la serie meno remunerativa. Sappiamo che il WRC sta calando a livello di ascolti nella realtà, sta calando a livello di gioco, e quindi praticamente EA dice, ma chi se ne frega, WRC ci porterà pochi guadagni, ha fatto un flop di vendita l'anno scorso, e quindi loro dicono, giustamente, prendiamo e lo mettiamo sotto forma di DLC. È una cosa che dovrebbero fare su tutti i giochi, perché, come mi ripeto, sono giochi ormai talmente vecchi e obsoleti, quelli di EA, che non sono titoli aggiornati realmente, non sono titoli nuovi e quindi non valgono i soldi che vengono chiesti soprattutto. Come al solito il video, la maggior parte delle cose, come vedete dalla scritta, non è in gaming, cioè questa non è la grafica del gioco. Si fanno questi trailer per far sì che la gente rimanga ammaliata, ma tutti i giochi hanno fatto questo, Forza Motorsport, Gran Turismo, poi quando vedi il gioco in realtà è completamente diverso. WRC 23, ragazzi, un gioco che mi ha deluso molto. Mi aspettavo tanto di più, dato che sono i programmatori di Dirt e Dirt 2.0, che sono due giochi faraonici. Quando l'ho visto l'anno scorso, tutti i problemi del mondo. Grafica inaccettabile, lag e casini vari. E una guidabilità molto al di sotto delle aspettative. Un gioco solo next gen che non si nota. Se prendi un Dirt Rally 2.0 su una PlayStation 4 normale, una grafica molto paragonabile a questa. Non è che il gioco non sia migliorato nei mesi, è il gioco lievemente migliorato. Ci sono ancora dei lag, dei problemi di grafica evidenti, soprattutto sulla versione console che gioco io. Quindi il gioco sì, qualcosina, qualche passo avanti l'ha fatto, ma ragazzi non si può non ammettere che è una delusione rispetto a quello che ci aspettavamo da WRC 24. Ora, vediamo un po' l'aggiornamento nuovo, cosa porta questo DLC, che non so quanto costerà. Spero non più di 30 euro, dato che il gioco ne costava 50. Andiamo a vedere quali sono le novità. Purtroppo dobbiamo dire che il rally sta decadendo, anche e soprattutto a livello reale, e figuriamoci se non decade il gioco. Come al solito, ragazzi, prima di partire vi invito a iscrivervi a questo, a tutti i miei canali. Se volete lasciate un like, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza e c'è l'aiuto e sostegno al canale. Abbonamenti e donazioni, potete aiutare il canale a crescere, a sostenersi. Vi ricordo che c'è Patreon. Trovate tutta una serie di video specifici con solo 5 euro di abbonamento. Trovate una marea di video belli da vedere. E vi ricordo Instant Gaming, trovate il link in descrizione se volete comprare qualsiasi gioco, compreso WRC 24. Link in descrizione, ci sono le prevendite, le gift card e gli abbonamenti iper scontati. Andiamo a vedere, dai. Ecco l'espansione, vedete? Vedete, la grafica assolutamente non è quella del gioco. Porteremo in località nuove. Quindi nuove personalizzazioni, 600 km di tappe, nuove località. Le auto storiche sono sempre le stesse. Dynamic Handling. A buon sistema ricco. Può far vedere la grande personalizzazione che si può fare alla macchina. Il tutorial che non farà più nessuno, perché ormai ce lo siamo imparati il gioco. Chiaramente, ragazzi, vedrete che ci saranno gli aggiornamenti del WRC di quest'anno, le nuove livree, le nuove vetture. La carriera. Potete fare il pilota reale oppure il pilota vostro. Calendario completo. Qua dice che si possono utilizzare tutte le vetture dall'anno scorso a quest'anno per poter competere. I momenti che praticamente sono dei momenti del reale
WRC che vengono messi insieme. Allora, vediamo le nuove località. Polonia e Estonia. Ci sono tante nuove tappe in Polonia, non male. Mannaccia la misa, la spa, ma si vede male male, raga. Si vede male male, si vede. No, oh, 720 l'ho messo. Siamo 1080. Graficamente non mi sembra nulla di diverso rispetto all'anno scorso. Secondo me si è fatto proprio il compitino minore. Vediamo le macchine del 2024. Ah boh, ci sta anche la Toyota Yaris tipo R5. Sono tutti piloti. La Hyundai è stata aggiornata. A Valheim Sport, che sappiamo porta sempre piloti giovani perché non vuole investire negli stipendi. Ecco la Yaris Rally 2. Sono curioso di provarla perché è una delle ultime macchine arrivate. Rally 2, diciamo R5. Sono curioso di vedere com'è. Questa non mi attira per niente. La Fiesta Junior WRC, categoria di merda che secondo me non serve proprio a nulla. Vabbè, questa già l'abbiamo vista l'anno scorso. Sì, tutto bello, ma poi di base a noi ci interessa la ciccia. Si possono implementare tante livree, va bene. Vabbè, tutte le macchine R5, diciamo, Rally 2. Pacchetti aggiuntivi, vediamo. Sfide classiche nel pacchetto aggiuntivo. Queste cose non le ho fatte mai, quindi. Dovrebbe uscire l'8 ottobre, mi sembra. Sì, l'8 ottobre. Peccato che non si sa il prezzo. Ma, raga, boh, mi sembra poca roba, vi dico la verità. Non mi sembra tutto questo aggiornamento poderoso, Mi sembra molta poca roba, però, che vogliamo fare? Perlomeno non ce la mettono in culo facendoci passare il gioco per nuovo e con l'obbligo di acquistarne un altro. Perlomeno ci abbiamo il gioco base, te l'aggiorni un minimo. Speriamo che non costi più di 30 euro, Che alla fine due nuove località e le livree aggiornate, un paio di macchine nuove, non è che tutto su st'evoluzione.
Secondo me tutte queste cacchiate, quelle, quell'altro, il landing, il dynamic motion, tutte puttanate per quando giocheremo sarà lo stesso gioco. Va bene, perché qua ci sta pure la possibilità di vedere. Ah, questo è praticamente la reazione dei piloti. Ma uscirà fra 5 giorni. Ma fra 5 giorni ha quasi uscito il gioco. Vabbè, non ci interessa. Comunque, ragazzi, non lo so. Boh. Ma mi immaginavo che le novità sarebbero state ben poche. Ma perché ti puoi inventare poco nel rally? Purtroppo non sono più i momenti di inizio anni 2000 dove anche il gioco proliferava perché era pieno di macchine, era pieno di team ufficiali. E quindi a quel punto tutti stravedevamo per WRC perché c'erano 5, 6, 7 costruttori ufficiali. Cioè, era pazzesco. Ora capisco anche la difficoltà enorme dei programmatori perché le macchine sono pochi, i team sono pochi. E si fa fatica. Certamente vi dico, le novità sono poche. Io sono sicuro che questo gioco qua appena esce, questo aggiornamento, tempo 3-4 giorni, una settimana, tutti già avremo sviscerato le novità e ci sembrerà il solito WRC. Anche perché non ho visto grandi miglioramenti alla grafica. Landing secondo me è quello. Anche perché è stato affinato durante l'anno, un po' meno disastroso di quando è uscito, però è un ending che a me non mi fa impazzire neanche oggi. E che vi devo dire? Penso che di base sia un buon gioco. Sia un buon gioco che se viene implementato bene nei prossimi anni può arrivare ai livelli di un Dirt Rally 2.0, ma è sempre una rincorsa a qualcosa che già c'era e che non si riesce mai a migliorare. Si dovrebbe migliorare un prodotto del passato, invece qua stiamo rincorrendo i prodotti del passato. Non so veramente che dire. Buon gioco sicuramente. Poi non ci fanno vedere bene la grafica a parte qualche secondo. Sempre dei filmati per attirare attenzione. Queste sono le cose un po' farlocche che a me non mi piacciono. Perché non si mettono dei veri filmati della grafica? Ci fanno vedere. Ma io mi ricordo anche quando stava per uscire il gioco l'anno scorso. Ci fecero vedere dei gameplay che forse giravano sui PC iperpotenti perché la grafica era perfetta. Immacolata. Quando abbiamo giocato noi siamo rimasti scioccati perché era quanto di più lontano si vedesse nella grafica dei video, quindi. Boh, lo prendiamo, vediamo un po' quanto costa. A prenderlo lo prenderemo sicuro, perché comunque io sono uno dei pochi che il rally la porta tutto l'anno. Non sono come quella gente che esce il gioco, ci fa i primi gameplay perché gli fa fare qualche ascolto. Tutti i professori, poi all'inizio, tutti saputi. L'anno scorso non si sa quanta gente ho dovuto criticare. Tutti esperti, tutti professori. Dopo 2 settimane, 1 mese, nessuno parla più di WRC perché già ha stufato tutti. E noi siamo tra i pochi che lo portiamo tutto l'anno. Ieri è uscito l'ultimo gameplay. Tutto l'anno ce lo giochiamo, ci facciamo le carriere e ci divertiamo. Ragazzi, questa è la verità. Tutti professori, però poi nessuno prova le cose veramente a fondo e le porta a termine. Ma è così. Quindi, come al solito, quest'anno saremo tra i pochi YouTuber che porteremo WRC per tutta la stagione. Speriamo che ci entusiasmi perché si potrebbe fare anche qualche live, qualche competizione online. Fatemi sapere che ne pensate e ci vediamo nei prossimi video. Whoa, whoa, whoa.